Avido egli era, coraggioso e forte. Affrontando l'unicorno però trovò la morte. Il suo grande coraggio ormai ha preso il volo. Eppure molto, gli molto triste. Tutti in un colpo solo. Quello che è successo, è successo. Uno, due, le cose non cambiano mai. Lui non ha voluto dar retta a nessuno. Uno, due, e chi sta sempre peggio siamo noi altri. Le sue intenzioni sono sempre state buone. Dicono tutti così. Uno, due, però lo vedi anche tu come va a finire. Uno, due, uno, due. Io torno a casa. Adesso tu non puoi farci questo. Noi ci siamo abituati a te. E terzo, i pantaloni non debbono lasciare scoperto il ginocchio. Anche le calze lunghe sono proibite. Prendete nota, Crispin. Siete libero, è vero, ma potreste tornare in prigione. Cosa c'è, Cavalier Villain? Devo parlare con voi di una cosa. Scaramella, scaramella, scaramella. Dunque, il caro Simon finalmente ha reso l'anima al cielo. Insomma, ha tirato le cuoia. La principessa è grandicella, anzi è in pieno sboccio. E sicuramente a vostra eccellenza sarà già venuto in mente che non si lascerà privare dei balli, dei giochi e dei divertimenti. Ha bisogno di un signore e padrone che indirizzi i suoi grilli e i suoi capricci sulla retta via. Per di più dovrà essere un uomo che abbia a cuore il bene del paese, del regno di Arconia, e che sia un servitore fidato. E quell'uomo sono io. Oh, oh! Ma guarda, congratulazioni. Però tutta la storia ha un difetto. Avete bisogno del medaglione, se volete aspirare alla sua mano. E quello, grazie a Dio, ce l'ho io. Devo dire che la vostra principessa mi piace. Non ha paura di nessuno.